Ti prego. Ti prego. Crepaci. Crepaci, ti prego. Non ce la può più. Muori. No, ti prego. No, no. È sopravvissuta con uno schifo di vita, è ora sicura. Dovevo fare ancora un attacco, almeno. Dovevo farle ancora un attacco. Eravamo tanto così vicini. Eravamo tanto così vicini. No. Mi spiace, non è fattibile purtroppo questa sfida ora come ora, per un semplice motivo. Questa sfida non è uno scontro, questa sfida è un esame. Questa sfida è una preparazione totale, nei minimi dettagli, per arrivare alla fine di questo scontro del cazzo. Credetemi, ci ho provato, ci ho riprovato con 200 volte tattiche diverse, ma non ci arrivi, non ci arrivi, rimane sempre tanto così e poi ti fa il Megidon alla fine e muori, 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 qualsiasi strategia tu tiri fuori. Purtroppo, attualmente, nello stato attuale delle cose, la nostra squadra sì è forte, ma non è abbastanza forte da poter reggere anche il suo ultimo attacco, il che vuol dire che questo scontro sarà da fare in New Game Plus, punto. Quindi, dato che questa sfida del cavolo mi ha fatto girare le balle, basta, ci penserò io nel New Game Plus quando sarà, veramente, non... Perché la Venza è difficile, Margaret sicuramente è difficile, ma non hanno limitazioni del genere, e onestamente a me viene il dubbio che queste limitazioni non ci siano neanche nella versione originale del gioco, non ci siano neanche. Non ha senso andare a fare Fuca sperando che Yukari ci sia domani, ma ne dubito. Aumentiamo l'agilità oggi. Bentornato. Mancano solo 2 giorni. Fuori c'è un'aria fredda e triste. Non ti biasimerei se ti sentissi giù al momento. Ma dobbiamo resistere ancora un po'. La primavera è dietro l'angolo. Sai già? La primavera della gioventù, vero? Aumentiamo ancora l'agilità. E ora manca solo un giorno. Yukari ci sarà? Oh, perfetto. Almeno, guarda, una soddisfazione ce la portiamo a casa oggi. Completiamo tutto il suo confident. Oh, Sarkun, torni a casa da solo. Ti accompagno. Non penso che il nostro legame... Ma non... Ehi, 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 tesoro, sì, come no? Riavvolgi il tempo? No. Sta soddisfazione tu non me la togli. Tu non me la togli sta soddisfazione. Sito di appuntamenti, pensa a Yukari. No. Almeno sta soddisfazione me la devi dare. Me la devi dare sta soddisfazione, vaffanculo. Ehi, come va? Mi fermo a Paoloni tornando a casa, ti va di venire? Ma certo, passiamo l'ultimo tempo con Yukari. Ottimo, facciamoci un giro di vetrine, chissà cosa c'è dentro oggi. Cosa vuoi che ci sia? Finalmente, dai. Dai, dai. Sicuramente chiama sua madre di nuovo, quanto ci fai? No, non è vero, dai. È un bimbo. È quello che si era perso... Non mi ricordo, eh. Passato un po' di tempo. No, la madre l'ha trovato alla fine. Tra l'altro è un modello particolare, non abbiamo mai visto un modello del genere di donna. Hai visto? Che sollievo. Era recidivo se si perdeva ancora, È uno dei lavori più difficili al mondo, dicono. Per diventare padre? Vuoi allenarti? Beh, domani la vedo difficile, sai. chissà chi è. Buona fortuna. Qual è la parola magica? Brava. Ecco, comandi un cazzo. Sono io che comando, sono il leader. Brava. Ehi. Oh, e finalmente l'abbiamo capito, eh? Brava, brava.
Oh, io mi affido da te. Sei la mia healer migliore nel gruppo. E la rimette in tasca. Vediamo qual è il suo oggetto. Cosa sarà? Il laccetto di Yukari. Quello che c'è al collo. Ah no, il cellulare, ok. Ok. E ora voglio che sia il tuo. Ah, ok. Che cosa carina. Ma in realtà no. E allora? Mi può salvare da morte certa? È una cosa seria. Ma no, ma io intendevo è una cosa seria l'oggetto, non la cosa che me l'ha dato. Sento un profondo legame. Io intendevo che era una cosa seria il regalo, non... Qua è... Scusami, misclick neanche troppo. Cioè, alla fine era un regalo del padre, me lo dà a me. È ovvio che io dico è un oggetto serio. Non lo dico tanto per cazzeggiare. Vabbè, qua è il gioco che l'ha presa come voleva lui. Quindi, ti concediamo di creare la persona più potente dell'arcano degli amanti. L'arcano degli amanti chi ha come persona finale? E anche Yukari, completata. Madre Terra, Cibele. Sai che non ho presente? Sì, come no. Destinyland. Ma certo, come no. Per un attimo ho letto di creare dei bambini. Ho detto che cosa. Certo. Andiamo a programmare il giorno prima della fine del mondo. Mi sembra la cosa più sensata. Oggi sono ipercinico, ma perché mi ha fatto incazzare Elizabeth, porca troia. Mi ha fatto incazzare tantissimo perché è uno scontro di merda. È uno scontro veramente di merda. Bentornato, è bello rivederti. È quasi ora. Sono passati 10 anni da quando la morte si è risvegliata. E finalmente domani arriverà il giorno fatidico. Domani, una volta entrati nel Tartar, non potremo andarcene. Hai ultimato i preparativi, Boiade? Più preparati di così, solo Elizabeth ci può ammazzare, no? Detto ciò, chissà se domani, che è l'ultimissimo giorno, Tanaka ci dà qualcosa. Ne dubito altamente. Di positivo, il 3... A livello di creazione delle persone, ha la possibilità dei videogiochi e degli incensi di aumentare facilmente le statistiche. Il vero problema è ottenerli gli incensi, perché costano veramente uno sfacelo a livello di oggetti. E aumentare le statistiche una volta al giorno non è granché. Non è granché, purtroppo. Oggi è il giorno fatidico. Potremo finalmente affrontare Nyx in cima al Tartaro. Sospetto che stanotte, una volta entrati nel Tartaro, non potremo uscire fino alla fine della battaglia. Eh beh. Ma quindi mi fai passare la giornata? No, c'è ancora... Forse però parlano. No, strano. Tanaka? No, è ancora lo stemma salvezza. Nulla. Ma un po' ci speravo, sai? Un po' ho sperato, ho detto, dai, l'ultimissimo giorno, vuoi regalarmi qualcosa di buono? No. Sia mai, no? Ehi, Koromaru, ciao! Oh, ciao Star-san. Sto portando Koromaru-san a fare una passeggiata, dato che non penso che stasera ci sarà tempo. Bravo cane. Però aspetta, questo vuol dire che c'è anche gente in giro? C'è gente nuova, guarda un po'. Tu non c'eri. Andiamo a vedere. Andiamo a visitare tutti quanti i luoghi. Ecco appunto, Fuka, Aegis, ti pareva? Stavo ricontrollando tutto il necessario per stanotte, quando Aegis mi ha portato fuori a prendere aria. Credo che riprenderò dopo una piccola pausa. Contiamo su di te. Sì, ci penserò io. Grazie all'impegno di tutti posso concentrarmi su ciò che so fare. Tu? Ah, buongiorno. Sembra che stiano passando tutti la giornata dove vorrebbero, facendo ciò che desiderano. Ho deciso di aspettare che tornino tutti. Oh, madonna mia, quanta spazzatura in giro. Sanada, che ci fai qua? Io? Ramen, ottima scelta. Un guerriero ha bisogno di tutta l'energia possibile per affrontare una battaglia. E non fa male condividere un pasto così pieno di preziosi ricordi. Beh, buon appetito. Non ti conviene combattere a stomaco vuoto stanotte? Hai ragione. Al centro commerciale penso che troveremo Yukari e Mitsuru. Non me l'aspettavo. Davanti all'unico negozio che non c'entra nulla in sto gioco. Oh, non mi aspettavo di incontrarti qui. Fai compere anche tu? Sono qui per altro, in realtà. Beh, è un bel momento per passeggiare e dare un'occhiata in giro. Sono con Yukari per fare compere, ma ci sono un'infinità di tendenze e stilisti che non conosco. Non potrei mai dimenticarmi tutto questo, no?
Rimane fuori Junpei e o è qui o è all'ospedale, secondo me. Eccolo qua, infatti. Ehi, buffo vederti qui. In effetti, lo sapevi, io e Chidori ci siamo incontrati qui la prima volta. Era seduta là a disegnare e ho deciso di andare a parlare. Dobbiamo battere l'ultimo boss, così che il posto di Chidori resti sano e salvo. Oh, che roba carina. Rimane un ultimo luogo, ovvero questo qui, ma onestamente immaginavo che non avrei trovato nessuno e Dio mio. Va bene che qua è dove la setta si riunisce, però cazzo. Che esagerazione. Non c'è rimasto molto da scegliere per oggi. Facciamo per l'ultima volta la sala giochi. Anzi no, fermo, prima di andare in sala giochi voglio vedere quanto incenso riesco a comprare. Solo 4, Forse mi conviene allora un attimo riavvolgere il tempo a ieri, andare all'escapade e comprarmi un po' di materiali. Tanto i soldi, se voglio rifarli, me li rifaccio in New Game Plus. A sto punto tanto vale. Quindi magia, onice e topazio, 12. Sono 24 punti, meglio di nulla. E questi qua della magia li darei a persone che ovviamente ci servono per l'attacco divino. E con questo arriviamo con il nostro bonus a 99. Velocità e fortuna, ci servono i topazi. Mentre la velocità e la fortuna di terzo livello opale smeraldi, e ne siamo pieni. 36 della fortuna di livello 3. Beh, è sicuramente una grande spesa, Però come dicevo, se mi servono li farmo. Basta tenere la roba, usiamola. E con questo lei ora critta. E con questo ci assicuriamo che l'ama celeste critti sempre. Con questo ci assicuriamo che mano di Dio faccia sempre male. Lui non è che mi interessi tantissimo, ma ce l'abbiamo, tanto vale farlo. E anche lui, un bel po' di critico con miriade di frecce, lo tiriamo giù. Per incenso del potere, diamante e smeraldi, ok. Sia magia che potere richiedo diamanti e smeraldi. Quindi io farei 5 del potere e 5 della magia. Loro 3 per adesso posso aspettare, finiamo magari di potenziare Kaguya ed infine incenso del potere, 5 per 3 15, Michael, e questi ultimi due a CU, ecco fatto. Non sarà tanto, ma meglio di nulla. Ho proprio speso troppo. Nel New Game Plus dovrò farmare un bel po' di soldi. Yoshi, koste gore o kakeru no mo osoraku saigo da minna, junbi wa ii ka? E che non lo vedi? Ano ii desu ka? Dillo, dillo. ニュクスを倒すしかないの分かってるけど。でも考えてみたらそれってやっぱり影時間を消すことなわけ。前にリョウジ君も自分が死んだら私たちの記憶が消えるって言ってた。Non credo svanirebbe i nostri ricordi in questo caso, sai? やっぱり私たちの記憶って消えちゃうのかも。記憶が。Non credo. 確かに影時間やペルソナについての記憶は消えるかも。 Perché se no sarebbe lo stesso discorso col Tartaro. La coscienza collettiva che ha permesso a noi di toglierci la maschera sono scomparsi i mentali. Abbiamo perso la possibilità di evocare le persone, ma comunque quando è riapparso il necessario per evocare le nostre persone, quindi Maruki e gli altri due giochi spin-off, noi abbiamo avuto comunque la possibilità. Non abbiamo dimenticato e non abbiamo perso la nostra possibilità di evocare le persone. Abbiamo perso, diciamo, il nostro potere, ma non il nostro potenziale. Sarete qui nel mio cuore. Posso dire però una cosa? I nostri ricordi mentali potrebbero dimenticarsi, ma se io avessi un filmato di tutto quello che è successo, cosa succederebbe al filmato? Tipo il filmato del padre di Yukari. Cosa succede? Si cancella? Viene alterato? Nonostante lo guardi non capisci cosa cazzo sta dicendo? Cioè, perché le prove oggettive, tutta la documentazione, i video, tutto rimarranno. Anche la tipa, quella lì che è nell'antiquariato, magari anche lei si dimentica dell'ora buia. Però comunque sul curriculum una volta ci aveva scritto che lavorava per Kirijoro il padre. Cioè, boh. Nanda yo, Yukari-chi. Arime daro? Atashi datte wasuremasen. Boku datte. Atashi mo desu. Beh, tu è più difficile che ci dimentichi. Non ci dimenticheremo mai. Ormai loro due sono best friend e fanno le porchette. Visto che noi le abbiamo rifiutate entrambe, si mettono assieme.
Certo, se supererò questa settimana, guarda. Ci rivedremo sul tetto della scuola. Esaltro. Da qui a un anno. Il nostro diploma, perché voi ve ne andate. Io te lo sapevo. Sì, ma tanto loro se ne sono già diplomati. Dovrebbe essere il nostro diploma. Beh, noi ce la facciamo di sicuro. Aegis dipende. Loro due dipende se posso tornare a scuola per il nostro diploma. Il tetto. 3, 2, 1. Quanto siete prevedibili? Oh, nice idea! Ush, kimari da na. Ima no minna no kimochi. Nani ga atte mo keshite furikaerazu. Mae dake mite sumou to iu kimochi. Kiyoku to shinraku. All hail, Mitsuru-sama. Soko de mata kanarazu aou. Hai. Eh certo, io sono un cane simpatico. Allora, se non fosse che già ce l'avevano andato, Messia, questo sarebbe stato il momento perfetto per finire il confidant del gruppo. Nulla di insolito, conta pure su di me. Io sono il vostro capo, mi porterò alla vittoria. No, no, è tranquillo. Ah, mancava Ken e Koromaru, però non ho detto nulla. Ragazzi, spero che siate pronti. È il momento di andare a fare a botte. Questa è la nostra squadra finale. Non so se sia buona, non so se sia la migliore. Non so se potevamo scegliere mille altre cose migliori. Ma onestamente, va bene così. All'alba delle 150 ore è il momento di andare. O meglio, andare dove? Che di solito quando uscivo dalla porta si andava diritti al tartaro. Che devo fare? Parlare con tutti? Ah, ma posso ancora girare? Quindi immagino devo parlare con Fuka. Se il mondo finirà scomparirà anche la nostra amicizia. Non voglio che accada. Ci sono ancora un sacco di persone che voglio conoscere e con cui legare. Ecco perché non voglio che il mondo termini oggi. Ma devo parlare con tutti? Eccoci qua, stanotte finirà tutto. Cos'è quello sguardo preoccupato? Vinceremo noi. E stanotte anche Shinji lotterà al nostro fianco. Se me la sento. Non sono riuscita a proteggere mio padre, ma i suoi sogni vivono ancora dentro di me. Farò in modo che si avverino. Andiamo, ok. Andiamo, dai. Siamo giunti a un punto di non ritorno. Una volta entrati nel Tartaro non usciremo fino alla fine. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Forse è questo che ci può... ci dà la possibilità di uscire ancora stasera. Aspetta. Tra l'altro stiamo uscendo con la fascia del SES. Non che la gente immagino che gli freghi, però. Vediamo, non credo, però aspetta. Forse con la luna piena non ce la faceva mai. Esatto. Dipende solo da te, esatto. Andiamo. Una volta entrati non usciremo. Come sempre. Va bene, andiamo allora. Ragazzi, si va. Battaglia finale.